Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi ricordiamo nella nostra Eucaristia Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa. Una santa vissuta a fine 1800 in Francia, entrata giovanissima nel Carmelo, quindi una monaca carmelitana, e che ha lasciato una grande testimonianza di amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore che ha portato Teresa di Gesù Bambino alla pienezza della santità sia con tutti voi. E con il tuo spirito. E chiediamo che il suo amore misericordioso liberi il nostro cuore da tutti i pesi di ciò che è sbagliato nella vita. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacirei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra, che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi, e chi è sfinito trova riposo. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore? A quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio alla mia supplica. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Io sono sazio di sventure. La mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Sono libero, ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano. Giunga fino a te, Signore, la mia preghiera. Mi hai gettato nella fossa più profonda, negli abissi tenebrosi. Pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Fino a te la mia
il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore. Tutti noi sappiamo dai Vangeli, anche che abbiamo letto recentemente la domenica, che Gesù sa cosa succederà a Gerusalemme. E voi cosa avreste fatto? Io avrei girato i tacchi e tornato a... Eppure invece Gesù decide, dice Luca, fermamente di andare a Gerusalemme e di andarci con uno stile che non è quello che hanno in testa gli apostoli. Dice: questi, tu vai, non ti accettano, andiamo giù di brutto, bastoniamoli per bene, manda un fuoco dal cielo. E a volte anche noi cristiani saremmo tentati di fare questo. Questi qui sono cattivi, sono brutti, ci rifiutano, facciamogli vedere chi siamo. E Gesù dice no, perché cos'è che muove Gesù? E che Santa Teresa di Gesù bambino ha capito, è fatto suo. E che San Francesco, cito San Francesco perché siamo in una chiesa dove la presenza dei francescani c'è e... tra tre giorni sarà la festa di San Francesco, una festa per noi importante perché ringrazieremo Dio di averci donato questo fratello che con la sua vita, il suo esempio ha ispirato la nostra. E spero ispiri continuamente la Chiesa come Santa Teresa di Gesù bambino ispira la Chiesa. E che qual è la cosa che muove Gesù? La realtà che spinge Gesù, che poi ha spinto Teresa di Gesù bambino nelle sue scelte, che ha spinto San Francesco, è l'amore. Dicevo ai detenuti che vado a trovare che quando noi ci segniamo col segno della croce, in cui diciamo che è il nostro Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, nel segno della croce. Se la croce è sofferenza, come noi abbiamo in testa quasi tutti, noi diciamo che noi siamo chiamati a soffrire in nome di Dio. Questa è la buona notizia del Vangelo? No. Noi ci segniamo col segno della croce per ricordarci quanto grande e fino a che punto Dio ci ama. E solo se ci sentiamo amati, forse poi siamo capaci di amare a nostra volta. Questo lo dicono tutti i testi di psicologia, i bambini che non hanno conosciuto un amore sano avranno grandi sofferenze nella vita e grandi fatiche, perché faranno molta fatica a loro volta ad amare. Teresa, fin da piccola, incontra l'amore di Dio, decide di accoglierlo, di viverlo nel dono della sua vita all'interno di un Carmelo. E all'interno di un Carmelo il suo amore cresce
cresce e diventa amore per tutta la Chiesa. Famosa è la sua frase che si chiede: cosa posso essere io nella Chiesa? Avrei voluto andare in giro a predicare come San Francesco, come San Domenico, avrei voluto andare in mezzo agli infedeli o ai fedeli di un'altra fede e parlare di Gesù Cristo, anche a costo di venire uccisa, diventare martire. Però il Signore mi ha chiamato tra queste quattro mura, cosa posso essere io? Ah, mi viene un'intuizione eccezionale, io posso essere il cuore. E da dentro, con la mia fede, con la mia preghiera, sostenere i martiri, sostenere i predicatori, sostenere. L'amore di Dio diventa amore per la Chiesa e si fa dono totale. E Francesco, idem. Anche Francesco a un certo punto incontra l'amore di Dio, si sente amato, abbracciato dal crocifisso in San Damiano e decide di portare questo amore a tutti. E decide di essere fratello di tutti. E di andare in giro nel mondo per dire agli uomini che siamo tutti fratelli. E allora accogliamo l'esempio di questi due grandi santi, di questi due fratelli che hanno vissuto la fede prima di noi. E accogliendo l'amore di Dio per ognuno di noi, lasciamo che il suo amore ci aiuti ad amarci un po' di più, gli uni gli altri. Al Dio tre volte santo rivolgiamo la nostra preghiera. Per la Chiesa e per il mondo diciamo insieme: ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Perché la Chiesa peccatrice, ma continuamente purificata dall'amore di Cristo, sia per il mondo l'immagine gioiosa della nuova Gerusalemme, dove Dio sarà tutto in tutti, preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Perché gli uomini comprendano il valore della verginità come totale donazione a Dio e ai fratelli, preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Perché gli esempi e gli insegnamenti di Santa Teresa di Gesù Bambino ricordino alla nostra città che è possibile vivere nella gratuità e nella semplicità. Preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Perché i cristiani valorizzino tutte le realtà create secondo il disegno di Dio e si oppongano con l'esempio alla dissacrazione del corpo e della sessualità. Preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Perché il sacramento dell'Eucaristia sia nutrimento e forza per purificare ogni giorno il nostro cuore sull'esempio dei nostri santi. Preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Pensando a Santa Teresa di Gesù Bambino, vogliamo pregare per tutte quelle donne che accolgono l'invito di Cristo ad essere segno di amore nel silenzio, nella preghiera all'interno di un chiostro, perché queste vocazioni, dono prezioso, possano esserci sempre e possano essere un punto di riferimento e di sostegno per tutta la Chiesa. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera del tuo popolo. Preghiamo per i defunti Oreste, Luigia e i defunti della famiglia Cavadini e per la defunta Giuseppina. Signore, rendili partecipi della pienezza della vita, insieme a Santa Teresa di Gesù Bambino e a tutti i santi.
noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. O Dio che realizzi la tua salvezza con la collaborazione di tutti, suscita sempre in mezzo a noi uomini e donne che ti servano con cuore indiviso e ci aiutino a comprendere l'essenziale della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Ringraziamo il Signore nostro Dio. E cosa è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti oggi e sempre, Padre Santo. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che chiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, con gli angeli e i santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché anche oggi siamo qui a celebrare questi santi servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di tutti i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. E tutto questo lo chiediamo insieme per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Dei secoli amen. E certi dell'amore di Dio, insieme osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, ai tuoi apostoli che avrebbero volentieri fulminato quei samaritani, hai dato la pace, la tua pace che è amore per ogni uomo. Donala anche oggi questa forza a tutti noi, a tutta la Chiesa, perché la sappia portare nel mondo, che invece percorre sempre più strade di guerra. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Scambiamoci pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco, l'Agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'Agnello.
Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, accenda in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù bambino e San Francesco ad affidarsi interamente a te e a invocare per tutti la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Oggi comincia anche il mese di ottobre, mese del Rosario, e non possiamo non pensare a colei che per prima ha accolto la pienezza dell'amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La messa è finita, andate nella pace. Rendiamo grazie a Dio. L'amore del Signore riempia la giornata di tutti noi e di quanti ci seguono via TV. Buona giornata a tutti.